Rocca d'Aspide festeggia migliaia di persone in piazza 20 settembre e 16 carri allegorici. No, una giornata meravigliosa, oltretutto anche sul piano climatico ci sono 16 carri straordinari, migliaia di persone, divertimento, ballo. Un evento che abbiamo pensato di costruire insieme alle nostre associazioni, in primis il Forum dei Giovani che ha dato un contributo veramente notevole a questa iniziativa, ma anche le altre associazioni che hanno contribuito, tanti altri nostri amici che si sono spesi e che hanno messo in su questo bellissimo spettacolo in questa meravigliosa cornice. Oggi c'è divertimento, c'è ballo, insomma veramente una giornata fantastica, siamo felici di aver rimosso un po' tutta la gente, portarla in piazza per farla divertire, perché il carnevale è questo. Sindaco, questi carri provengono anche dalle frazioni ma anche da altri paesi limitrofi, è una città viva, una città accogliente. Assolutamente, questo è il nostro mantra, tutte le contrade, c'è stata una sinergia e c'è una collaborazione enorme, ma anche con i comuni vicinori. Oltretutto il percorso comincia oggi ma si svilupperà nei giorni seguenti anche negli altri comuni. È un centro di riferimento alla nostra città, ma è anche un modo per mettere insieme tutte le nostre comunità di quest'area interna e per renderle appunto vive, accoglienti, vitali su temi importanti che sono appunto quelli dell'aggregazione e dello stare insieme, dello stare bene insieme. Attraverso manifestazioni come queste noi ne facciamo tante. Spero di poter continuare in futuro insieme a tutti gli altri a continuare in questa percorso, in questa iniziativa, perché alla fine la gente apprezza molto e di questo siamo ovviamente felici. Alessio Mazzaro, vicepresidente del Forum Giovani, abbiamo presentato questo evento nei giorni scorsi, oramai ci siamo, tanti carri qui a Rocca d'Aspide per una festa che sta accogliendo migliaia di persone. Assolutamente sì, c'è un entusiasmo incredibile, una giornata stupenda, i bambini si divertono e non possiamo pretendere altro. Siamo veramente felici, c'è unità, c'è sinergia, c'è una collaborazione molto forte con il mondo dell'associazionismo e non possiamo pretendere altro, dobbiamo solo, e dico solo, continuare così. Motivo di grande soddisfazione, il Forum Giovani andrà avanti per organizzare altre iniziative simili anche in occasione di altre feste. Assolutamente, il Forum Giovani ha trovato quell'unità, quella sinergia, quella collaborazione che dovrà garantire grandissime manifestazioni e dovrà rilanciare il nostro territorio, perché il nostro territorio merita tanto e noi dobbiamo fare in modo che questo accada. Gabriele Antico, presidente del Forum dei Giovani di Rocca d'Aspide, e come dicevamo con il sindaco, con il vicepresidente, oramai ci siamo, Rocca d'Aspide in festa per il Carnevale 2020. Guarda, sono emozionato perché non ci aspettavamo tutta questa gente, guarda, è pieno. Ringrazio soprattutto i carri perché hanno fatto un lavoro fantastico, sono fantastici sia i ragazzi che li hanno realizzati che i carri come sono venuti, è una giornata assurda, anche il tempo ci ha aiutato, è una bellissima giornata. Niente, non ho che dire perché è tutto perfetto. E la festa continuerà fino al tardo pomeriggio? Certamente continuerà, anche perché è previsto un percorso enogastronomico alla piazza con quattro taverne, quindi si può mangiare e restare fino alle 4-5 di pomeriggio.